di questa crisi che riguarda appunto l'impatto che le forme di turismo hanno su tante città, non solo italiane, ma del mondo, però ci concentreremo un po' sul nostro contesto. Allora, vabbè, io sono Erika Mangione, mi presento, faccio parte dell'associazione Comunet Officine Corsare, che è un'associazione mutualistica. Nasce un po' con l'idea di fare politica a partire da una condivisione, diciamo, di tempo e di risorse di chi decide di farne parte, degli attivisti e delle attiviste, e che vuole offrire in un certo senso dei servizi in base alle capacità che ognuno ha e che vuole mettere a disposizione degli altri, ed è anche dei bisogni ovviamente che poi cerchiamo di percepire sul territorio in cui siamo, che in particolare per quanto ci riguarda è quello di Torino. Oggi abbiamo con noi Filippo Celata, che è professore associato in geografia economico-politica all'Università La Sapienza di Roma, Laura Lieto, professoressa in urbanistica all'Università Federico II di Napoli, e Giovanni Semi, che è professore in sociologia all'Università di Torino. E perché siamo qua? Io faccio una breve introduzione, poi lascerò appunto la parola ai nostri ospiti e poi se ci sono delle domande vi chiedo assolutamente di farle liberamente. Vi chiedo nel caso di farle sulla pagina di Officine Corsare, c'è la diretta, nei commenti la diretta, così sappiamo più o meno dove andare a prenderle quando sarà il momento. Allora, il punto qual è? Il punto è che sappiamo bene tutti, insomma, se siamo qua abbiamo un certo interesse probabilmente nel tema. Che come dire, gli anni recenti hanno visto una trasformazione di alcune città che hanno scelto di avere una sorta di vocazione, diciamo, turistica, una trasformazione soprattutto del tessuto, diciamo, abitativo, quindi di quello che riguarda appunto l'abitare e la dimensione anche del commercio, di quelli che sono i servizi relativi, in una direzione appunto di trasformazione turistica che coinvolge fondamentalmente delle grandi, che insomma nel tempo si è evoluta coinvolgendo e attraendo l'interesse di piattaforme come Airbnb, come Booking, ma ci sono insomma diverse forme, quindi non ci focalizziamo solamente su Airbnb, ma più in generale su questo modello di appunto di piattaforme di affitti brevi. Che sono appunto permeate nel tessuto di molte città italiane, soprattutto in alcune zone della città, particolarmente interessanti per questo tipo di attività, e di fatto hanno iniziato, come dire, hanno innescato un processo di trasformazione che ha prodotto degli effetti già piuttosto evidenti di impatto sia economico su tutto il sistema del mercato immobiliare e dei prezzi degli affitti della casa, appunto dei quartieri circostanti, ma anche un impatto appunto sociale conseguente, un impatto sociale che in realtà diciamo, inizia a mostrare un certo tipo di sfaccettature anche interessanti, perché non è più soltanto, come dire, la dimensione dell'esclusione di chi appunto in certi quartieri non riesce più a pagare l'affitto per l'aumento dei prezzi, ma è anche una dimensione, ad esempio, di un dibattito che vorremmo provare ad approfondire appunto con i nostri ospiti rispetto al fatto che queste piattaforme sono diventate il modo per diversi soggetti di poter accedere a delle forme, diciamo, integrative del reddito, che però, insomma, che hanno quindi una dimensione di interesse e anche di sostegno a quello che è il reddito familiare. E tutto questo dibattito, però, sì, a nostro avviso, sarebbe interessante da analizzare a fronte invece di quelli che sono gli impatti appunto negativi di cui parlavo prima. Quindi questa è una prima contraddizione che emerge e che vorremmo provare ad approfondire con i nostri ospiti. Poi c'è un discorso legato, come appunto accennavo prima, ma che vorremmo appunto anche questo sottolineare, del rapporto tra appunto queste forme di turistificazione e la dimensione di emergenza abitativa che tante città stanno vivendo e che, alla luce tra l'altro dell'ultima crisi appunto legata al Covid, emerge ancora più forte. E proprio questo è un altro tema, cioè qual è il rapporto tra questo capitalismo delle piattaforme, se possiamo chiamarlo in questo modo, e le crisi economiche, perché poi quella attuale è una crisi
come dire, che ha dei risvolti fortissimi in termini economici e sociali, e quindi risulta evidente che ci sia un certo tipo di rapporto, ma ci interesserebbe capire anche, andare un po' in profondità su questo aspetto. E quindi capire anche cosa ci insegna questa ulteriore crisi in cui siamo totalmente immersi, nel senso che forse uscendo un po' dalla retorica del fatto che andrà tutto bene, ci stiamo rendendo conto molto evidentemente che in realtà per molti non sta andando affatto bene, anzi andrà sempre peggio. E anche questo è un tema che, al di là di questa affermazione che ho appena fatto un po' superficiale, forse vorremmo riuscire un po' a approfondire. E poi, vabbè, diciamo che c'è un grande tema che un po' vado a chiudere questa mia introduzione, che è quello del come affrontare questo tipo di, come dire, di presenza invasiva nelle città, nel senso che abbiamo visto ci sono già delle reazioni forti, soprattutto dal basso, da parte di chi vive in quei quartieri che sono stati appunto invasi da questa forma di turismo di massa parecchio aggressivo. Ci sono reazioni in tante città d'Europa, alcune più evidenti, altre meno, ma proprio per la natura anche delle realtà che propongono questo confronto, ci interessa capire anche quali sono le forme di, come dire, di lotta, ma anche di più propositive rispetto alle alternative possibili che voi conoscete, avete visto e che possono essere interessanti da analizzare in una prospettiva anche futura di quello che si potrebbe anche intraprendere come percorso in una città come Torino, ma anche in tante altre, e quindi anche con una visione rispetto a un contesto europeo che vede appunto realtà differenti reagire agli stessi grandi problemi, in un certo senso. Quindi io adesso mi taccio perché ho già parlato troppo, e questi sono i temi, lascerei la parola, andiamo magari in ordine alfabetico così per par condicio, quindi lascerei la parola a Filippo Celata e poi a Laura Lieto e Giovanni Semi. Grazie. Sì, buonasera a tutti, mi sentite? Sì. Ok. Diciamo che sì, l'economia delle piattaforme, il capitalismo delle piattaforme è nato nella penultima crisi ed è sicuramente il gran protagonista dell'attuale crisi, no? Il turismo apparentemente farebbe eccezione. Qualcuno ha anche azzardato a prevedere la fine di Airbnb, ma in realtà, perché chiaramente la crisi sta avendo effetti devastanti sui flussi turistici, ma in realtà ci siamo già accorti, sono passate solo poche settimane che questi effetti sono del tutto temporanei, a meno di scenari pandemici più gravi. E anzi, insomma, come ho anche sostenuto altrove, secondo me il modello Airbnb, qui insomma chiaramente non parlo solo di Airbnb in quanto piattaforma, ma il modello che in qualche modo si è inventato, secondo me è molto più resistente e resiliente alla crisi rispetto ad altri comparti e componenti più pesanti, diciamo così, del settore turistico, pensiamo a un albergo, e quindi a mio avviso ne uscirà più forte di prima. E perché parliamo tanto di Airbnb? No? Molto spesso ci viene chiesto, no? Perché ce l'abbiamo tanto con Airbnb? Proprio perché questa logica della piattaforma ha determinato un cambiamento non solo quantitativo, nel senso di favorire o comunque assecondare una crescita, per altri versi inevitabile, del numero dei turisti, ma è un cambiamento qualitativo che impatta soprattutto sulla morfologia delle città e sul rapporto tra turisti e residenti. Quindi da un lato rende appunto, consente di aggregare, rendere visibile da un mercato a un'offerta che altrimenti sarebbe molto più difficilmente visibile, e in secondo luogo quindi per questo stesso motivo entra immediatamente direttamente in conflitto con l'abitare, no? D'altronde se si convertono migliaia di appartamenti tradizionalmente o potenzialmente destinati alla residenza in alloggi per turisti, è inevitabile che ci sia un effetto. In questo può essere utile un confronto con un processo, diciamo, normale di gentrification, no? Che agisce per lo più
in termini indiretti, no? Determinando un rent gap, ovvero nel nostro caso una convenienza da affittare turisti rispetto ai residenti, e in secondo luogo producendo appunto spiazzamento, espulsione e sostituzione della popolazione residente, agendo in termini indiretti attraverso l'aumento dei costi. Nel caso di cui stiamo parlando, l'effetto è molto più diretto e immediato. E quindi l'espulsione di popolazione residente è sicuramente il primo e più evidente effetto. E fondamentalmente adesso sta uscendo un nostro lavoro in cui abbiamo stimato l'entità del problema in alcune città italiane e anche la correlazione tra appunto riduzione della popolazione residente in alcune aree delle città che sono inevitabilmente quelle più centrali e incidenza di Airbnb. Esce fuori una correlazione molto alta e molto, molto significativa. Okay. E quindi fondamentalmente questo è il primo problema, e fa sì anche che fondamentalmente, se il problema è questo, non scomparirà insieme ai turisti. Nel senso che l'impressione poi che si ha è che questi host che fino a ieri affittavano ai turisti farebbero fondamentalmente di tutto pur di non affittare ai residenti. Questo perché? Perché a mio avviso appunto la convenienza dell'affitto breve, soprattutto in Italia ma anche altrove, non è dovuto tanto al rent gap, ma quanto al fatto, per esempio, al rischio di morosità degli inquilini. Okay? Quindi anche le aspettative che qualcuno ha, per cui tutti questi alloggi attualmente vuoti o quasi tornino magicamente sul mercato della residenzialità a lungo termine, è a mio avviso abbastanza illusoria, e alcuni elementi ci inducono a, diciamo, a pensare che non sta avvenendo. Certo, chiaramente poi, come dire, un'altra questione che viene molto spesso contrapposta, diciamo, a queste preoccupazioni è il fatto che attraverso questo meccanismo si produce in qualche modo reddito, si subaffittano le stanze, oppure affitto casa di mia nonna, quindi perché sono disoccupato, sottoccupato, nessuno nega che questo sia vero. Il problema è che questo reddito che si produce, diciamo così, alla base della piramide è del tutto marginale rispetto a quello che poi invece affluisce al vertice della piramide, cioè ai pluriproprietari, alle società di intermediazione, alle stesse piattaforme. Quindi fondamentalmente qui in parte il meccanismo produce reddito, ma per gran parte produce reddita, no? Quindi stiamo assistendo a un meccanismo di estrazione della rendita particolarmente pervasivo e devastante, che ha almeno due livelli, cioè il livello della rendita fondiaria, no? Della rendita, chiamiamola turistico-fondiaria, di tipo tradizionale, a cui poi si aggiunge la rendita da piattaforma. Okay. Dopodiché, ovviamente, un messaggio che poi va sempre ribadito quando si parla appunto di intervenire, regolamentare, no? Si parlava appunto cosa fare, come affrontare il problema, che chiaramente la regolamentazione deve agire sempre e di fatto agisce sempre nel senso di tutelare i piccoli host, tutelare in qualche modo il reddito e colpire invece la rendita. Questo deve essere molto chiaro, ma d'altronde è così in tutte le città del mondo in cui si è tentato di regolamentare il fenomeno. In Italia siamo all'anno zero. In qualche modo se ne era iniziato a parlare prima della pandemia, poi la pandemia ha un po' bloccato tutto, adesso ha reso quanto mai evidente il problema, quindi probabilmente le conoscete, insomma Nardella che dice abbiamo sbagliato tutto, no? Abbiamo favorito la rendita lauta e improduttiva, no? Quindi dobbiamo fare qualcosa. A Venezia, no? Si vorrebbero convertire gli Airbnb in alloggi per studenti, no? Perfino a Milano, no? Dove il problema è solo in parte il turismo, ma più in generale quello che è poi un po' il vero problema, cioè la monocoltura, la monofunzionalità dei nostri centri urbani. Abbiamo Sala che si scaglia contro lo smart working, no? Perché capisce che con lo smart working fondamentalmente crolla tutta la base economica sul quale si regge gran parte della città. Che cosa fare? Beh sì, chiaramente il tema è oggetto di attenzione da parte di numerosi movimenti, anche molto validi, molto visibili in alcune città, hanno fatto cose straordinarie. È anche vero che chiaramente questi movimenti agiscono molto bene a scala locale, a scala urbana, a scala delle singole città, mentre ci troviamo di fronte a un problema veramente multilivello, perché chiaramente è un problema che richiede un intervento locale, ma nel quadro di norme regionali.
In alcuni casi, come per esempio il tema della licenza che si vorrebbe apporre agli alloggi, si tratta di una competenza statale, ma in realtà il vero problema è europeo. Cioè, finché qualsiasi regolamentazione non ha nessuna possibilità di essere applicata con efficacia se le piattaforme non condividono i propri dati. Okay. Ci sono alcune città che sono riuscite in qualche modo a pervenire a degli accordi individuali con le piattaforme per la condivisione dei dati, ma il problema è europeo, nel senso che finché l'Unione Europea continuerà a considerare le piattaforme come dei semplici siti, che quindi non sono né responsabili rispetto a quello che avviene sulla piattaforma, né tantomeno o quantomeno obbligate a condividere i propri dati, fondamentalmente non se ne esce. In realtà il periodo è particolarmente propizio. Io ho un sogno, con questo concludo, perché in autunno è previsto che la Commissione Europea approvi il Digital Services Act, che è un provvedimento che andrà a sostituire quella che è la normativa europea sulle piattaforme digitali, che attualmente risale addirittura al 2003, quindi fondamentalmente al tempo di Craigslist, per intenderci. Okay? E secondo alcune indiscrezioni, secondo alcune potenzialità, in questo Digital Services Act dovrebbe essere per esempio previsto l'obbligo da parte delle piattaforme, ovviamente è rilevante nel nostro caso, ma lo è anche in generale, di condividere i dati con le autorità e altre questioni. A mio avviso è il momento propizio per lanciare una sorta di campagna, no, a livello europeo, per fare pressioni affinché effettivamente questo provvedimento vada nel senso di determinare delle possibilità di governo e di regolamentazione delle piattaforme turistiche, ma non solo, anche perché a livello europeo appunto i movimenti sociali, diciamo, sono più deboli, mentre le lobby, in primo luogo quelle delle piattaforme, sono invece fortissime, quindi bisogna essere altrettanto forti e visibili. Mi fermo qui. Ok, grazie mille. E lascio la parola a Laura Lieto. Ricordo, se qualcuno si fosse connesso recentemente, che i commenti li raccogliamo molto volentieri sulla pagina, sulla diretta Facebook di Officine Corsare Comunetto. Prego, Laura. Intanto grazie per avermi invitata. Vorrei dire rapidamente un paio di cose da aggiungere a quello che ha già detto Filippo. E ovviamente ribadendo che il momento è quello che è, che quindi ci sono dei grossi margini di incertezza. Mi colpiva ieri un'intervista a Brian Chesky che dice: ormai il turismo è cambiato per sempre, e teorizza, non so, diciamo, con quanta contezza, il turismo di corto raggio, e non a caso la piattaforma in questo momento sta strombazzando il viaggio in Italia, quindi siamo di ritorno, diciamo così, al Grand Tour, però naturalmente con tutto un florilegio di aree interne, eccetera eccetera. Questo però a testimonianza, come diceva Filippo, della straordinaria versatilità ovviamente di questo campo di forze, di questo campo proprio di produzione della realtà. Quindi insomma non ci facciamo molte illusioni e soprattutto proviamo a fare uno sforzo di contestualizzazione. Quello che vorrei cercare di dire, da persona coinvolta in un progetto di ricerca che è quello appunto che coordina Filippo, e quindi da persona che è inevitabilmente molto concentrata sul fenomeno e sul processo, e che spesso però noi appunto, come dire, per guardare troppo alla questione ci dimentichiamo di tutta una serie di condizioni di contorno, di contesto che sono fondamentali. Provo a dirne qualcuna. La crisi abitativa, noi ci siamo svegliati, diciamo, all'improvviso, ma in realtà è molti anni che in Italia non si studia proprio più il disagio abitativo, nel senso, come dire, di processo complessivo naturalmente. Ci siamo però svegliati durante il lockdown e abbiamo compreso che la casa è l'infrastruttura primaria della cura, e che proprio per questo le disuguaglianze, le forme di ingiustizia socio-spaziale di cui le nostre città soffrono sono acuite in maniera esponenziale.
È stata ed è la tentazione di molti a fronte di uno stock residenziale tutto bello imbellettato con i mobili di IKEA, oppure meglio ancora, diciamo anche con il mobile un poco meglio, con l'immagine stereotipata di Napoli a seconda che ci metti pomodori o l'aglio o quello che è. È tentazione di molti pensare che questo stock che in questo momento è immobilizzato possa essere riutilizzato finalmente per addirittura, diciamo, io ho sentito discorsi che rimbangavano l'equo canone, quindi insomma stiamo parlando anche, diciamo, di sforzi di fantasia, diciamo, non indifferenti. La vera questione, e perciò dico è un problema di contesto, è che prima di tutto il disagio abitativo nelle sue quote più significative non sta nel bacino dove pesca Airbnb, cioè non è una faccenda dei centri storici, monocultura o cose di questo tipo, ma io, diciamo, ho contezza del problema nell'edilizia pubblica, nei grandi quartieri di edilizia pubblica della periferia orientale di Napoli e un po' ne so della periferia romana e di quella milanese, e direi che queste sono le aree dove gli host non arrivano, o meglio, ancora, diciamo, nessuno si è inventato, salvo a Napoli, diciamo, qualche, diciamo, host fantasioso che ovviamente giustamente si è giocato la carta di Gomorra, ma insomma non è proprio, diciamo così, il tipo di mercato dove va a pescare il turista danese in cerca di emozioni autentiche. Quindi intanto, appunto, il problema della crisi abitativa è uno dei contesti importanti rispetto ai quali però diventa molto chiara una questione. Cioè, se noi parliamo di un fenomeno del tipo, appunto, di quelli che ha studiato Giovanni Semi a proposito della gentrification americana, cioè quello del displacement delle aree centrali, ecco, io di questi diciamo processi non sono proprio convinta, o quantomeno posso dire dal lavoro che abbiamo fatto a Napoli fino a oggi che il displacement nel centro storico di Napoli era cominciato molti anni prima e si è verificato a partire dal terremoto dell'80. C'è stato un grandissimo svuotamento del centro storico a favore evidentemente di un'impennata demografica importante della corona periferica, ma come è avvenuto un po' in tutte quante le città. E diciamo, ci sono sicuramente fenomeni di ingiustizia spaziale significativi, ma che colpiscono le popolazioni più esposte. A Napoli quello che noi abbiamo avuto modo di verificare e di misurare è sicuramente, diciamo, la popolazione degli studenti. Gli studenti, che è una delle popolazioni storiche del centro storico di Napoli, che oggi evidentemente non trova più una collocazione adeguata. Però attenzione, e adesso, diciamo, perciò il contesto è sempre importante, no? Sicuramente è diminuito il numero degli affitti agli studenti universitari, ma posso dire, e ne vengo da una delle riunioni di oggi proprio con colleghi di Federico II, che per esempio Federico II, che è il più grande ateneo dell'Italia meridionale, mentre prima aveva una popolazione studentesca che arrivava dalla Calabria, dalla Puglia, dalla Basilicata, oggi ha una popolazione studentesca che pesca nella regione urbana. Quindi è un altro fatto ancora. Quindi questo tipo di, diciamo, di indicazioni che sto dando, capisco che, diciamo, ci sarebbe bisogno di più tempo per svilupparle, però per ribadire appunto una questione, e cioè che il fenomeno va messo in prospettiva, va ancorato a un contesto evidentemente politico, perché questa è una cosa fondamentale, dove tra l'altro dal punto di vista della regolamentazione, che è una questione che ci sta a cuore tutti, e poi per me da pianificatore chiaramente, diciamo, è un tema estremamente significativo, è chiaro che non basta tassare, cioè l'operazione non la fai con la tassazione, e oltretutto è anche una questione di consenso politico. Chiaramente noi tutti conosciamo città, a cominciare da Barcellona naturalmente, dove ci sono stati dei movimenti molto significativi di opposizione al turismo, ma Napoli per esempio no, nella maniera più assoluta.
Ancora, il contesto conta, cioè l'economia di Airbnb si è saldata a un tessuto di economia informale e di auto-organizzazione talmente radicato che ha prodotto di fatto un'economia informale così estesa che da questo punto di vista oggi una delle domande che i nostri, diciamo, interlocutori, le persone che noi stiamo intervistando e che si pongono è proprio capire appunto come riattivare questi circuiti. Quindi è chiaro che il peso politico, diciamo, dell'insofferenza o del gradimento di questi processi è una questione assolutamente rilevante per i governi locali, posto che non teniamo, nessuna delle città italiane tiene un governo locale e dici, maronnami, no, che attivismo. Quindi diciamo anche qua bisogna la regolazione, non basta tassare, ma diciamo da pianificatore mi sento di dire c'è un problema teorico e pratico e politico di grandissima importanza, cioè la regolazione almeno diciamo quella che pertiene all'urbanistica, quindi la regolazione nella produzione dello spazio abitato, è una regolazione che segue principi assolutamente analogici. Quando si va questo tipo di regolazione a interfacciare con un principio, come dire, che è di natura digitale, e in che misura è di natura digitale? È digitale nella misura in cui azzera i costi di transazione. Questo è il punto. Allora, regolare significa non solo fare le norme, tutelare i monumenti e fare tutte le cose importanti che le norme fanno. Regolare significa amministrare la regolazione, accompagnare la regolazione, avere degli agenti tecnicamente preparati e politicamente sensibili che siano in grado di accompagnarla questa trasformazione. L'ultima cosa, e poi finisco. I centri storici. Noi stiamo lavorando su un centro storico che ovviamente non è come quello di Venezia, non è come quello di Firenze. Noi diciamo per una serie di ragioni anche avventurose della storia, il centro storico di Napoli resta un centro storico molto abitato. Probabilmente avrebbe fatto la fine di Venezia e di Firenze, ovviamente se ci fossero stati maggiori investimenti, ma questo per fortuna non è successo. Ora, il centro storico è diciamo, a parte l'espressione che tenderebbe in qualche modo a unificare tutti i significati, il centro storico, il patrimonio, la cultura, l'UNESCO, non c'è niente di più eterogeneo di un centro storico abitato di una città italiana. Cioè non ci stanno solamente gli appartamentini, i bassi arredati, tutte le soluzioni. Napoli c'ha un campionario meraviglioso dal punto di vista dell'alloggiamento del turista da piattaforme, ma questo per un attimo lasciamolo da parte. Il centro storico è un insieme estremamente eterogeneo di tipi di proprietà molto diverse. Napoli, come Milano e come Roma, per esempio, c'è un problema enorme di patrimonio pubblico, cioè di immobili di proprietà dei comuni, immobili residenziali, che certo non vanno, ci sarà pure quello che ovviamente diciamo va sulla piattaforma e si subaffitta la stessa casa 28 volte. Il punto però qual è? È che accanto appunto a questi tipi di proprietà che sono a loro volta estremamente eterogenei al loro interno, quindi tu Airbnb trovi l'appartamento di lusso ma trovi pure la stamberga allucinante dove però la gente va perché fa così, signora mia, è così Napoli, è così autentico. C'è anche quello. Però c'è per esempio una quantità di proprietà pubblica sottoutilizzata che potrebbe attivare dei processi di contrasto rispetto alla turistificazione perversa. Potrebbe attivare una politica degli spazi a favore del co-housing, dei tipi di famiglie nuove che in questo momento abitano le grandi città e che hanno convenienza a localizzarsi nelle aree centrali, piuttosto che anche spazi di lavoro. Le università italiane, quelle che stanno nei centri urbani, non è che hanno per esempio tutte queste grandi attrezzature. Le università potrebbero essere un attore significativo, ma non perché si vanno a prendere la casetta di Airbnb e ci fanno la residenza studentesca, ma perché magari si fanno promotrici di una trasformazione di un patrimonio sottoutilizzato, immobilizzato e degradato, che è molto più esteso di quanto non si creda. Quindi
mettiamola in forma la questione, cerchiamo di guardarla da più punti di vista e credo che questo aiuti. Senz'altro, grazie. Grazie mille Laura e lascio adesso la parola a Giovanni e poi vediamo se ci sono un paio di domande, se no vediamo come procedere. Grazie Giovanni. Bene, direi che dopo quello che hanno detto Filippo e Laura non è che mi rimanga tantissimo da aggiungere onestamente. E sono completamente d'accordo peraltro con quello che ci hanno detto. Allora, metterei un altro paio di elementi forse nel piatto, ma giusto per arricchirlo ancora un po'. Sul tema turistico e del turismo, a me sembra, diceva Filippo bene all'inizio, come dire, l'economia turistica è molto simile a una dipendenza da sostanze stupefacenti, ha molte caratteristiche che sono veramente assimilabili a quel tipo di universo là. Inizi quel tipo di carriera e la città, lo spazio urbano inizia quel tipo di carriera, si comincia piano piano, poi se la cosa funziona cresce, poi magari provi anche a disintossicarti, oppure arriva una malattia, arriva una pandemia e per qualche mese come dire, ti togli le sostanze, ma quello che in questo momento lo spazio urbano vuole, cioè i portatori di interesse, la maggior parte dei portatori di interesse dello spazio urbano vuole, è un ritorno in massa del turismo. Il dibattito che si sta attrezzando in Italia in queste settimane è scoraggiante, avvilente, molto duro e va tutto in una direzione: riavviate il motore del turismo, fatelo il prima possibile. E a questo punto molti sono anche cinici come approccio e dicono se questa potrebbe essere una fase darwiniana che elimina semplicemente gli attori più deboli, gli attori che non erano preparati, gli attori che non hanno i capitali per stare dietro a questo tipo di trasformazione, ne usciremo con le spalle più forti e insomma tra Darwin e Malthus. E direi che questo è uno scenario molto, molto preoccupante, ma molto, molto potente, che insomma che intravediamo. Io sono stato a Venezia qualche giorno fa, sono di origine veneziana, sono andato a trovare parenti dopo 6 mesi che non li vedevo, e anche con l'aspettativa, no, del turista italiano, in questo caso addirittura dell'ex cittadino, dell'ex abitante, di vederla in una versione rinnovata. In realtà quello che ho trovato non è la Venezia magnificata dai media, dove il canale è pulito, la gente è serena e tutto è tornato in una fase idillica precedente. Ho trovato una città con una parte delle serrande abbassate, questo è vero, e Venezia peraltro ha anche subito la grande acqua alta di novembre che l'aveva ulteriormente colpita, ma ho trovato una città in crisi disastrosa, dove appunto il grido di tutti è per favore ridateci turisti. E perché ridateci turisti? Beh, allora, se vogliamo farci belli possiamo usare sempre Mark Fisher e ripetere per l'ennesima volta la citazione, insomma, per cui è più facile pensare alla fine del mondo che alla fine del capitalismo. Fisher che poi insomma cita Zizek e Jameson, ma in generale noi siamo in una grave dipendenza da una monocultura perché non si intravedono altre economie. L'anno scorso, a ottobre, abbiamo organizzato, a questo punto dico anche in maniera abbastanza insomma divinatoria, un convegno a Torino che si chiamava Città in cerca di economie. E il problema che ponevamo l'ottobre scorso, secondo me adesso è ancora più grave dell'ottobre scorso, cioè ci sono alternative di sviluppo per i nostri contesti urbani che non siano il turismo, punto di domanda. Perché da un lato è bello, come dire, avere un atteggiamento, come dire, rivoluzionario, pensare di tornare a mondi passati in cui torneremo all'agricoltura sostenibile oppure a forme manifatturiere light che non inquinino l'ambiente, ci diano un reddito elevato e ci facciano essere anche felici. Però dall'altro tutte queste forme che possano, come dire, soddisfare i bisogni oggettivi della popolazione in termini di reddito, in termini di inclusione, in termini di benessere, che siano alternativi al modello attuale, è inutile che ci nascondiamo dietro un dito, al momento non sono molto visibili, diciamo, per essere gentili.
Poi questo si scontra anche con un'altra tendenza molto importante. Abbiamo parlato, sia Laura che Filippo hanno parlato bene della dinamica abitativa italiana, si scontra anche con una peculiarità che ormai in realtà condividiamo con buona parte dei paesi OCSE, però insomma che abbiamo lanciato quasi noi per primi e che ci portiamo avanti da ormai 3 generazioni, e cioè la grandissima capacità proprietaria che hanno le famiglie italiane. Allora, la diffusione della proprietà non è semplicemente che la stragrande maggioranza degli italiani abita in una casa di cui è proprietaria, ma è il fatto che nella costellazione familiare e nel sistema, nella rete familiare, le proprietà sono molto diffuse. Quindi non c'è solo la casa in cui abito. Poi certo è vero che c'è sempre questo 20% circa di italiani che non ha questa fortuna, ma a fronte di quel 20 ce n'è un 80 che ce l'ha e che è inserito in sistemi familiari in cui ce l'ha anche il fratello, la sorella, la zia, la nonna che è ancora viva per fortuna, i genitori. Cioè, l'ideologia proprietaria assieme a quella colossale fase di rapina e di sovrainvestimento proprietario che abbiamo vissuto dagli anni 70, con gli anni 80 clamorosi, ma insomma continuata negli anni 90 e che non si è mai più fermata, rende tutto molto più complicato, perché buona parte dei cittadini italiani che sono in questo momento magari anche incattiviti, magari preoccupati dello scenario economico, non ha tanti asset cui legarsi. Gli asset finanziari sappiamo sì, ce ne sono e sono anche diffusi, abbiamo molto risparmio privato finanziario, ma non comparabile con il risparmio privato finanziario che hanno le altre famiglie europee o di paesi OCSE. Gli italiani hanno investito in mattone e hanno un sacco di mattone. E questo mattone adesso che ne facciamo? Quindi capite e capiamo tutti che la questione del turismo, della rendita, dell'utilizzo, riutilizzo, movimentazione della proprietà immobiliare non è una questione che si riesca a mutare perché a un certo punto è arrivata una pandemia e ha congelato per 3-4 mesi come dire, la produzione e lo sviluppo economico di un paese avanzato come quello italiano. Il problema è che noi partiamo da quella base lì, adesso abbiamo avuto questa tempesta che ha, come dire, squassato il territorio nazionale e produrrà enormi disastri dal punto di vista del reddito e del mercato del lavoro. Gli italiani di fronte a quella situazione lì a cosa si attaccheranno? Alla proprietà della casa. Alla casa. E venderanno le case? Difficile, perché a chi le vendono? Come possono smobilitare? Quindi capite che il ricorso a estrazioni di rendita, magari minori, magari diverse, ma estrazioni di rendita attraverso le proprietà immobiliari, secondo me, rimane lo scenario più probabile. Poi chiaramente in un quadro in cui il turista danese qui, che si evocava prima, ma soprattutto per i numeri il turista americano, il turista cinese, il turista giapponese, il turista tedesco, che come dire, sono i grossi bacini del nostro turismo, probabilmente non verrà con la stessa frequenza con cui è venuto sino a febbraio, oppure ci metterà un po' di tempo, 6 mesi, 8 mesi, 1 anno, 2 anni, a venire con la stessa frequenza con cui veniva prima, beh, lì sì, ci sarà un effetto darwiniano, cioè l'attore più debole che contava su quel turista là probabilmente collassa. Però il collasso di questo attore non sarà un collasso che porterà al socialismo, ma temo che porterà a qualcos'altro. Altro tema importante, a me sembra anche che una contraddizione che io valuterei interessante, non so quanto produttiva, ma sicuramente interessante. E di nuovo Filippo l'ha evocata prima quando ricordava di Beppe Sala che quasi in ginocchio, oppure sicuramente furioso, dice alle imprese: per favore fate tornare i lavoratori in azienda a lavorare, perché se non tornano i lavoratori in azienda si blocca tutto l'indotto, non solo della speculazione immobiliare su cui Sala e Milano hanno costruito la loro fortuna, ma anche tutto l'indotto commerciale. Tu puoi costruire 40 torri, tutte di terziario, con uffici dove vuoi metterci decine di migliaia di persone a lavorare, e tutto attorno fai fiorire migliaia di attività. In questo momento Milano è in parte al collasso proprio perché c'è quel problema lì. Ora, le mie orecchie, insomma, le mie
miei punti di contatto con quei mondi là dicono che le imprese si sono fatte due conti in questi 4 mesi. E i due conti che sono fatti le imprese sono due conti drammatici, e cioè che la produttività in molti settori del terziario che lavorava a casa è aumentata. E molti conti che stanno facendo le imprese sono, a questo punto, se siamo riusciti a far aumentare la produttività in pieno lockdown, per quale ragione dovremmo continuare a pagare l'affitto per le sedi in cui siamo? Per quale ragione dovremmo continuare a pagare alcuni benefit ai lavoratori? Per esempio, il buono pasto. Ma cosa serve il buono pasto al lavoratore se tanto mangia a casa? E così via. Le imprese si stanno facendo due conti e si dicono: possiamo non solo aumentare la produttività, ma ridurre sensibilmente i costi. E questa è una delle ragioni per cui Sala si sta incazzando col sistema produttivo milanese dicendo: per favore, riportateceli in ufficio, perché sa benissimo anche lui che in realtà in questo momento la contraddizione vera è all'interno del mondo del lavoro e di quel tipo di terziario, e su cosa succederà su tutti quei manufatti enormi, nuovi, costosissimi, energivori, che sono stati edificati negli ultimi anni e che probabilmente in questo momento non hanno un lavoratore che sia, non dico disposto, perché magari il lavoratore ci tornerebbe anche, ma non hanno l'azienda che sia disposta a tornarci. E quindi quella mi sembra una contraddizione interessante anche dal punto di vista urbano, perché lì forse un clash tra l'economia del turismo, altri tipi di terziario e la politica è un clash che si potrebbe osservare. Chiudo con questa notazione. Certo, in un mondo, non dico ben regolato, ma in un mondo che funziona con qualche logica, l'attore politico in questo momento dovrebbe essere esattamente l'interfaccia o la piattaforma, se vogliamo dirla così, tra questi mondi, tra questi tipi di mercato in cui il conflitto è così elevato. E dovrebbe avere la capacità di pensare delle forme di accomodare questo tipo di conflitto e di pensare, per esempio, nuove forme di urbano. Ora, il problema drammatico, ed è la cosa che forse a me spaventa quasi di più, è che, immagino di sfondare una porta aperta, tutto il pianeta, non solo l'Italia, si trova ad avere probabilmente la peggior classe politica almeno dal secondo dopoguerra. È una classe politica che non sembra affatto attrezzata. Prima si citava Nardella, ma insomma Nardella ormai è una macchietta per chi studia i fenomeni di trasformazione urbana. Però, come dire, abbiamo elite politiche che non sono letteralmente in grado nemmeno di capire la complessità di questo fenomeno. Noi con questo gruppo di ricerca, insomma, qui facciamo parte con Laura e Filippo, ma altre esperienze pregresse, abbiamo spesso cercato di discutere con attori politici locali, anche con delle responsabilità importanti nello sviluppo locale, penso a quelli legati al turismo, e in molti casi abbiamo scoperto banalmente che non sapevano letteralmente di cosa stavano parlando, che operavano in mondi in cui sfuggivano a loro le regole. Allora, se non conosci le regole, regolare diventa molto complicato. E se non conosci le regole, regolare in una fase come quella attuale, in cui i conflitti sono potenzialmente in grande crescita, io penso che sia una fase in cui ci dobbiamo allacciare le cinture ben salde. Grazie. Grazie Giovanni, grazie a tutti. Ma io provo a fare una breve osservazione in attesa di domande da chi ci sta ascoltando. Se ha voglia, volentieri le raccogliamo su Comunet Officine Crossare. Tra l'altro un paio sono già arrivate, però insomma mi sembra che gli spunti sono stati tanti e fuori di retorica interessanti. Mi sembra che, come dire, ci sia un po' in tutti una condivisione dell'idea che appunto si possa tranquillamente superare questo discorso retorico della possibilità di approfittare di questo momento di svuotamento delle città per un reinvestimento in quello che è un abitare che in realtà appunto non ha nessuna possibilità di trovare spazio in questa dimensione economica che ormai ha preso piede così com'è e va in quella direzione. E mi sembra anche molto interessante, forse perché insomma io sono comunque di formazione anch'io pianificatrice, per cui insomma questo tema che è stato posto da quasi praticamente tutti voi del
dei vuoti, dell'uso anche che si può fare di questi vuoti che in parte in città come Torino peraltro esistevano già, perché insomma la nostra città ne è piena anche per la tradizione, diciamo, industriale che ha avuto e per quelli che si vengono a creare. Però da un lato l'impressione è che appunto quelli che verranno a crearsi, che sono un po' dei vuoti anche legati a quelle zone della città più vive, i centri direzionali, ma che sono anche in parte zone dei centri storici frequentati anche da altre popolazioni, mi sembra che questo possa in prospettiva lasciare solamente più spazio a quella che è l'economia del turismo, che insomma che già si stava prendendo notevoli spazi. E mi viene in mente la politica, come dire, di Torino su questo, no? Perché come dire, la politica della città di Torino attualmente sulle aree inutilizzate da città, citando proprio il nome della piattaforma che ha messo a disposizione, è Open for Business, per cui la direzione è quella di appunto aprirsi in tutte le direzioni possibili a investimenti esterni, privati e speculativi, che però insomma non lasciano ben sperare rispetto ai risultati che possono creare. Comunque, al di là di queste osservazioni, leggo un paio di domande che sono arrivate. Grazie mille degli ottimi interventi. Due questioni al volo. Possono la regolazione dei flussi turistici, quando tornerà a servire, e le politiche urbanistiche, per esempio istituendo zone liberate da Airbnb, essere strumenti con cui questi problemi cominciano a essere affrontati? E poi c'è una seconda che dice: dato che il problema è spesso anche la percezione di ricchezza da parte della gente comune, come voi giustamente dite, forme di reddito minimo garantito possono essere meccanismi distributivi che aiutano ad alleviare almeno un po' il problema enorme delle città in cerca di economia? E ultima domanda che vedo sulla pagina Facebook, così poi vi lascio rispondere. Potere al popolo Pordenone, almeno così è firmato, chiede: di quale regole parlava Giovanni per quanto riguarda il turismo? Prego, magari Giovanni è stato tirato in causa, quindi se vuole, o comunque insomma, chi come preferite intervenire. Dico una cosa veloce. Allora, io non so se vi siete accorti, ma immagino di sì, insomma, questi 3-4 mesi sono stati, al di là della dimensione allucinante che abbiamo vissuto, allucinatoria, però sono stati anche incredibilmente interessanti. Cioè, fino a febbraio non era possibile sforare sui tetti del debito, fino a febbraio non era possibile spedire helicopter money quando e come si voleva, fino a febbraio non c'era nessuna regolazione del mercato che fosse possibile, nel giro di una settimana tutto è diventato possibile. Allora, se una cosa mi sembra interessante è che la favoletta del ce lo chiede l'Europa, del dobbiamo rispettare, dobbiamo ripagare il debito, dobbiamo risanare il bilancio, non ci sono i soldi, è una favoletta che funziona probabilmente in tempi di non pandemia, ma la pandemia ha mostrato che in realtà se c'è bisogno, cioè nel senso se la politica ritiene che può cambiare le regole del gioco perché c'è una ragione oggettiva, beh, le regole del gioco non sono, come dicono in inglese, carved in stone. Le regole del gioco si cambiano, sono scritte sulla sabbia. Allora, le regole del gioco sono politica. Quindi, per esempio, per quanto riguarda le affittanze brevi, Filippo già lo citava prima, uno dei grossi problemi che noi abbiamo a che fare è che chi definisce le regole del gioco del turismo sono scale diverse. In realtà, uno dei problemi è che la competenza principale ce l'hanno le regioni, ma sappiamo anche che all'interno delle regioni ci sono delle aree urbane che giocano delle partite completamente diverse, quindi regole che si applicano a livello regionale non hanno molto senso quando si sta parlando di Firenze da un lato e di Livorno dall'altra, per esempio. Oppure si parla di una scala regionale o di una scala metropolitana. Allora, al di là del problema della difficoltà di definire le scale, ma di nuovo anche le competenze possono essere cambiate, eh? Cioè abbiamo approvato la riforma del capitolo 5 della Costituzione, ma si può anche cambiare di nuovo, non sta scritto da nessuna parte che ci si debba tenere questo tipo di definizione amministrativa.
Ma tutte le regole possono essere cambiate, si possono istituire dei cap, si possono istituire dei tetti, si possono istituire dei tetti all'uso e all'affitto dei propri appartamenti, si possono istituire dei registri locali dove questi attori devono essere iscritti e devono dimostrare quanto ricavano e quante tasse spendono e pagano. Si possono fare infinite regolazioni sul turismo e se ne possono fare infinite su qualsiasi ambito che ci venga in mente. La politica serve esattamente a questa roba qua. Per cui l'unica cosa buona che io mi porto a casa da questo periodo allucinante è che abbiamo scoperto che lo Stato, quando vuole, si può attivare, può essere potentissimo, può essere violentissimo, può fare esattamente tutto quello che vuole. Ci ha tenuti in casa bloccati per 3 mesi. Quindi a questo punto il dibattito attorno al fatto che Nardella fa sempre un sacco ridere, perché Nardella era famoso 2 anni fa, fece questa dichiarazione che fece ridere mezza Italia, in cui disse Airbnb, ma noi mica possiamo regolare il mercato, è vietato. E poi adesso il mercato è stato regolato nel giro di una settimana e Nardella poi ha detto, oh Dio, abbiamo sbagliato tutto. Allora, si può fare tutto quello che si vuole se c'è una classe politica che è disposta a farlo. Mai come in questo momento storico, secondo me, è possibile cambiare le regole del gioco, perché la sberla è stata talmente violenta che molti attori sono anche disposti a cambiarlo. Però ci vuole politica. Allora, Confindustria politica la sa fare, la sta già facendo. Altri attori sullo scenario non li vedo molto presenti. Io vorrei dire 2 cose a proposito della domanda che trovo qua l'istituzione di zone liberate da Airbnb, no? E chiaramente, insomma, il mio cuore di planner con la zonizzazione. Ovviamente, però il problema della zonizzazione, come la storia spesso ha dimostrato, è che lo zoning comporta anche, diciamo, la formazione di zone ristrette, cioè l'idea poi di formare il ghetto turistico e poi la zona dove invece quello, il fenomeno non si manifesta, mi sembra un po' un wishful thinking per come poi funzionano effettivamente queste prassi. Io insisto sul fatto che se il processo non è letto nell'assemblaggio nel quale si realizza, se non è messo cioè in relazione ad altri tipi di processi che o entrano in collisione o stabiliscono delle forme non previste di collaborazione tra il tipo di economia che l'affittanza breve produce, non andiamo da nessuna parte. Perciò penso che appunto tutta una serie anche di parole d'ordine, di concetti che noi abbiamo, i centri storici, l'area UNESCO, la zona turistica, domandiamoci che sono queste cose, cioè di cosa sono fatte, come si articolano le associazioni tra cose, tra processi, tra pratiche, tra interessi, conflitti, cioè se noi non ci avvantaggiamo di una visione complessa, e questo sarebbe di pertinenza con la politica, con la P maiuscola di cui parla Semi, e questa cosa qui noi continuiamo, diciamo, a mettere degli argini che certamente servono, ma lui ha molta ragione quando dice la regolazione del fenomeno turistico può avvenire in 10.000 modi diversi. È assolutamente così. Si può negoziare con la piattaforma per delle regole, diciamo così, di algoritmi che ti bannano a un certo punto, e questa è una cosa che per esempio a Londra funziona. Ma non è solamente questo, ovviamente, cioè è un mix, appunto, cioè bisogna effettivamente ragionare in una dimensione articolata, abbracciare la complessità di questa questione e soprattutto anche ragionare sul fatto che poi un processo globale come questo, quando atterra da qualche parte, quando si incarna da qualche parte, quando cioè si manifesta in una maniera specifica, allora diventa discutibile. Quindi secondo me è anche arrivato il momento in cui, diciamo, invece di dire sempre appunto che è tutta colpa del neoliberismo, che è tutto, è di cominciare invece, diciamo così, a prendere e a ingaggiare in maniera critica lo stato di frizione che si genera nei contesti specifici sull'onda appunto di questi processi che hanno certamente una portata globale.
Sì, no, ma gli strumenti ci sono. Gli strumenti ci sono. L'opportunità, appunto, durerà poco, ma volendo c'è anche. Il bagno che abbiamo fatto è talmente evidente, e poi vedrete che i suoi effetti più devastanti, come sempre avviene, si manifesteranno fra un po' di tempo, ancora non abbiamo visto nulla. E il problema è l'immaginazione, cioè per dire, è chiaro, è molto semplice, molto facile, no? In questi, di fronte alla potenza, no? alla portata di questi processi, dire non abbiamo soldi, non abbiamo strumenti, no? Che sono due cose, che è una sorta di profezia autoavverante, perché fondamentalmente sono 30 anni che diciamo che non abbiamo soldi e non abbiamo strumenti, tanto che abbiamo attivamente agito nel senso di privarci di soldi e privarci di strumenti. Faccio solo un esempio, no? Se pensi al commercio, no? Ne abbiamo parlato, no? Al governo del tessuto commerciale. Noi abbiamo fondamentalmente smantellato qualsiasi strumento di controllo, autorizzazione, licenza, eppure quei pochi strumenti che poi ci stanno ancora, perché esistono ancora, non li utilizziamo perché non sappiamo neanche di averli, ok? E il problema è appunto il vuoto a cui faceva riferimento anche Giovanni, che penso che sia proprio una straordinaria metafora di questo tempo, no? Perché innanzitutto noi, no, durante il lockdown a cosa abbiamo assistito? Il vuoto di persone. Quello che ci attende, come diceva Erika, sono questi vuoti urbani che si creeranno, questi buchi neri, questi vuoti di funzioni, no? Questi pezzi di città di cui noi attualmente non sappiamo cosa far fare, ma quello che mi spaventa di più è il vuoto di significato. Cioè noi abbiamo svuotato le città, cioè ci siamo svuotati di capacità di leggere il fenomeno urbano nella sua complessità, multidimensionalità, cioè non riusciamo ad andare oltre una visione dello spazio urbano che non sia meramente economico-commerciale, cioè qualsiasi cosa vediamo la immaginiamo semplicemente o come un costo o come un possibile ricavo. No, questa logica mercatista, per non usare la parola neoliberismo, no, che la lasciamo stare, ma è proprio una logica mercatista che ha svuotato completamente, no? Noi ci lamentiamo, no, Giovanni, giustamente, della scarsa qualità della nostra classe politica nel leggere questi fenomeni, nel prevedere, come diceva giustamente Laura, è un problema di amministrazione, non è un problema solo di tutela, è proprio un problema di qualcuno che abbia gli occhi sulla realtà e cerchi in qualche modo, molto difficilmente, di interiorizzarla, ma molto spesso basta un minimo di consapevolezza, un minimo di immaginazione. Per dire, Colau piuttosto che Hidalgo non è che si sono inventati chissà cosa, però, come dire, ti danno idea di avere idea di quello che sta succedendo, e a volte, no, in politica bastano anche i segnali. Qui non abbiamo nulla di tutto questo, ma non è solo un problema di classe politica, perché bisogna anche, non è che abbiamo eletto le persone sbagliate, è semplicemente coloro che abbiamo eletto fondamentalmente sono dei rappresentanti, appunto, in tutti i sensi, di quello che siamo diventati. Quindi fondamentalmente regolamentazione, per venire alla domanda molto brevemente, ci sono varie opzioni, no? In Italia non ne abbiamo adottate neanche una, si può limitare ad alcune zone della città, con tutti quei problemi a cui accennava Laura. Si può limitare a certi periodi dell'anno, si può stabilire l'obbligo di residenza, eccetera. Ma sono, come dire, tutte cosette che dovrebbero, come dire, essere inserite in una politica urbana molto più ampia. Perché dobbiamo anche, no, evitare noi stessi di dire, va bene, basta mettere questo, basta copiare Barcellona. Okay? Che non è sufficiente, perché a Barcellona, dove fanno quello che fanno, in realtà hanno grossissimi problemi lo stesso, non hanno neanche minimamente, se non intaccati, okay? Non hanno assolutamente risolti. E la seconda domanda sul sostegno al reddito, a parte le questioni a cui faceva riferimento, chiaramente, come dire, chi si affitta la casa al centro non è necessariamente, come dire, il destinatario del reddito di cittadinanza, per intenderci, ma fondamentalmente anche lì il problema non è tanto sostenere il reddito, no? Cioè, come dire, dopare, no? Il sistema sociale e capire che cosa sta succedendo nella nostra economia, cioè che è una cosa molto, molto più ampia. Cioè, è vero, eliminiamo il turismo, no? Oppure smettiamo di considerare il turismo come, ma con cosa lo sostituiamo? Ok, e qui chiaramente noi, come dire, abbiamo delle risposte, ma fondamentalmente
Abbiamo bisogno di tanta immaginazione in questo momento, e quello che abbiamo invece è esattamente l'opposto. Sì, allora intanto veramente ringrazio moltissimo tutti. So che Laura e Filippo hanno dei tempi un po' ristretti, non so se volete dare una battuta giusto rapidissima di risposta, perché ancora su Facebook un ultimo commento di Francesca si chiede quali dovrebbero essere le parti sociali a fare politica per un cambiamento, laddove appunto non esiste più la dialettica di cui abbiamo parlato finora, e lei sottolinea come il problema analitico stia appunto a monte. Questa insomma non è una domanda in realtà facilissima da rispondere, però se in una battuta qualcuno di voi se la sente, volentieri, altrimenti andiamo a chiudere. No, è chiaro che questo è un domandone, e riaprirebbe tutta la ferita che ovviamente che noi ci abbiamo tutti molto sanguinante in questo paese. Però io penso anche che, adesso io parlo rispetto proprio al mestiere che faccio, io penso anche che dal punto di vista anche come educatori, come persone che per esempio disegnano programmi di formazione all'università, il linguaggio pubblico di un attore come l'università rispetto per esempio a questi temi, come contributo anche a un cambio di mentalità, io penso che questo sia una cosa molto importante. Dopodiché, devo dire la verità, sempre in tempi di pandemia, la città per fortuna è ricchissima di soggettività, anche insorgenti che partecipano e che possono essere utilmente mobilitate all'interno di certi processi. Quello che abbiamo visto in questi mesi è stata, diciamo, una forma di surroga senza precedenti di tutte le reti di solidarietà urbane che si sono mosse e che hanno dato un contributo importantissimo nella fase di emergenza, soprattutto a vantaggio delle persone e delle famiglie più in difficoltà. Abbiamo spesso, e qui mi rendo conto di dare un'opinione molto limitata, però proprio da studiosa mi rendo conto che abbiamo spesso una visione troppo parziale dell'articolazione a terra della società di questo paese. Cioè, quando dico a terra, dico dei processi reali di trasformazione e delle forme di mobilitazione. Io credo che in questo senso, come diceva Filippo, c'è bisogno di uno sforzo di immaginazione, ma che appunto non è una cosa velleitaria, è proprio un'immaginazione. Immaginazione nel senso appunto, diciamo, un'immaginazione dello studio, un'immaginazione interpretativa, un'immaginazione che metta anche a fuoco, per il contributo che noi possiamo dare, per come noi possiamo restituire a questo paese, da persone impegnate nell'università, di Stato, perché noi non è che stiamo faticando appunto alla Fondazione Ford. Ecco, io penso che questo sia uno degli aspetti che non andrebbero sottovalutati. Senz'altro, grazie. C'è qualcun altro che vuole aggiungere qualcosa? Sì, no, sulla domanda, se ricordo bene, insomma, più o meno qual è il blocco sociale. Esatto. Beh, a mio avviso, insomma, non solo a mio avviso, noi bisogna ricominciare a parlare di rendita. Ovvero bisogna, a mio avviso, contrapporre chi produce a chi estrae rendita, e per produzione non intendo solo la produzione economica, cioè chi produce valore, chi è che produce valore e chi è che estrae valore dalle città, ma in generale, ok? E su questa base, secondo me, su questa discrimine, che capisco che è anche un po' tranchante, ok? E che non individua due blocchi sociali chiaramente identificabili, questo è anche un po' un problema. Però su questa base, secondo me, noi possiamo cominciare a distinguere il bene e il male in maniera, ripeto, volutamente tranciante, molto normativo, ma d'altronde, come dire, la politica si fa anche col coltello, ok? In senso buono. Questa è, noi abbiamo smesso fondamentalmente, anche in termini di dibattito scientifico, negli anni 60, 70, il discorso sulla rendita era molto, molto forte, in un periodo in cui non a caso, no, la questione abitativa aveva un ruolo di primo piano nell'ambito dell'agenda politica, e poi abbiamo smesso, abbiamo cominciato a parlare di altro. Secondo me dovremmo ricominciare a parlare in questi termini.
Grazie, grazie davvero tanto, molto sinceramente, perché è stato veramente un dibattito ricco e che insomma sarebbe bello continuare, ma magari ci sarà occasione. E io ringrazio Laura e Filippo che devono scappare e ne approfitto invece di Giovanni ancora un attimo rapidissimo perché ci è arrivata un'ultima domanda riguarda, allora adesso la leggiamo così la sentono tutti. Che dice, l'espansione urbana è legata a una industrializzazione che sembra ormai per sempre alle spalle e ha portato allo spopolamento delle zone collinari e montane, immagino che qua il riferimento sia anche il contesto in cui ci troviamo, quello appunto torinese, che rappresentano queste zone appunto esterne, due terzi del territorio italiano, con conseguenti squilibri nefasti da un punto di vista ecologico. Quindi la domanda è, non è ora di prendere atto che la dimensione urbana attuale non è più sostenibile e avanzare politiche di riequilibrio territoriale? Anche qua, insomma, potremmo riaprire un dibattito, però insomma, se ti va di dare un tuo contributo, ci piacerebbe molto. Diciamo, in termini ideali, in termini ecologici, in termini di relazione con le cose che dovrebbero contare veramente, sono d'accordissimo che le forme di urbanizzazione che ci hanno travolto, che ci hanno attorno alle quali stiamo ancora discutendo, ci stanno letteralmente uccidendo. Adesso, di nuovo, forse non è ancora il momento per essere certi che la relazione tra inquinamento atmosferico e diffusione della malattia sia una delle ragioni della violenza dei focolai nel nord Italia. Però è un'ipotesi che, insomma, in tanti stanno facendo. E se è un'ipotesi che possiamo prendere sul serio, beh, se fossimo delle persone minimamente sensibili, non dico nei confronti degli altri, ma nei confronti di noi stessi, che magari, non so, abbiamo anche dei figli piccoli, dovremmo certamente guardarci allo specchio e dire, ok, voglio veramente continuare a vivere in un contesto urbano in cui la mia speranza di vita è anche legata alle esternalità ecologiche che questo modello di sviluppo produce? Punto di domanda. E la risposta dovrebbe essere no, dovrei mollare di corsa perché la vita mia, le persone che mi stanno care, amici, fratelli, sorelle, figli, dovrebbe contare molto di più. Il problema è la durezza, la violenza e anche la malleabilità del capitalismo che abbiamo descritto prima. Cioè è ossigeno, è colla, è interessi materiali. Allora, torno da questa domanda qua, mi riallaccio anche a quella di prima di Francesca, che è una domanda ovviamente molto potente. I blocchi sociali che bisogna attivare, oppure poi noi non siamo nessuno per attivare nessun blocco sociale, ma sono i blocchi sociali che verosimilmente si attiveranno, sono quelli che avevano degli interessi e perdono degli interessi, oppure sono quelli che intravedono degli interessi e si attivano per catturare e tutelare quegli interessi là. Allora, io prima ho accennato a alcuni fronti di scontro, ma ci sono tantissime fratture nella società italiana e nella società mondiale che stanno lì, che stanno magari sotto la coltre, ma che si intravedono. La questione razziale è una questione esplosiva a tutte le latitudini e che lo vogliamo o meno lo sarà anche in Italia e anche tra poco, e in certi contesti già lo è in maniera abbastanza evidente. Le fratture generazionali sono già ampiamente esplose, e le fratture degli interessi, quelli strettamente economici, anche sono tutte sul tappeto. Cosa succederà? Filippo lo diceva prima, cosa succederà a settembre, quando nella fase di riapertura, in cui tutti si aspettano una qualche riapertura del sistema economico, molte imprese o approfitteranno oppure collasseranno per via di questi mesi. Quei lavoratori che fine fanno? Le loro famiglie che fine fanno? E dal punto di vista politico, la situazione che si produrrà da quel momento in poi, da chi verrà catturata? Allora lì il blocco sociale, in questo momento chiaramente abbiamo degli attori della destra neoliberale che sono già molto attivi, che stanno facendo proseliti da tempo. Abbiamo degli attori della sinistra neoliberale che in qualche maniera cercano anche loro di fare lo stesso gioco. Un'alternativa che non sia neoliberale in questo momento la vedo solo in piccole frange, che fanno un lavoro ottimo, spettacolare, che stimo e ringrazio, però che non riescono a sfondare la barriera
può anche essere che se la crisi sarà ancora più acuta di quella attuale, diverse parti della popolazione si rivolgano verso l'insorgenza, però è una scommessa veramente complicata. Grazie, beh, insomma, noi cerchiamo di continuare a fare la nostra parte di frangia e insomma, speriamo perlomeno di allargarla un pochino, ecco. E vabbè, io ti ringrazio, ringrazio tutti i nostri ospiti e vi ricordo che settimana prossima ci sarà l'ultimo appuntamento di questo miniciclo, il 7, e vabbè, sulla nostra pagina trovate poi le informazioni. Grazie davvero a tutti e a presto, buona serata. Ciao, ciao, grazie a tutti.